Sor Cristina, dalla TV al palcoscenico, in Sister Act al Teatro Brancaccio di Roma, alle telecamere di retroscena questa notte, la suora cantante parlerà di fede e musica. Per Terza Pagina, una breve anticipazione. Senti, ma prima di entrare in scena, come ti prepari? Intanto, prima di uscire di casa, sempre passo da Gesù e faccio una preghiera in più. Quindi poi anche chiedo, dietro le quinte. Supplico tutte le mie consorelle di sostenermi con la preghiera e poi sì, anche dietro le quinte. Non posso imporla a tutti la preghiera, ma comunque certo. Io mi creo un angolino per me, un'invocazione allo Spirito Santo, magari qualcosa così, allora mi rilassa. Senti, vuoi far vedere una cosa adesso, velocemente? L'interprete che stiamo per ascoltare... Le nuvole svaniscono dal cielo del mio cuore. Ti ritrovavi a TV 2000 in occasione del Good News Festival? Sì, la mia primissima canzone che ho scritto. Senza la tua voce... Senza il tuo... Nel 2013 qui da noi a TV 2000, al Good News Festival, la tua spontaneità, la tua autenticità emergeva, insomma, da tutti i pori. Quando hai vissuto l'esperienza di The Voice, invece, ci sono stati tentativi di crearti degli artifici, di costruirti personaggio? No, in realtà mi hanno sempre lasciata assolutamente libera. Sì, sì, sì. Ci vai tu, oppure ci va via. 5 anni dopo l'ultimo CD, Edoardo Bennato ritorna con un nuovo album che riscopre il sound dei vecchi e bei tempi, pronti a salpare, per scoprire l'isola che c'è, i nostri privilegi di mondo ricco, i burocrati che non sono al servizio dei cittadini, la politica tutta apparenze e senza alcun moralismo. Ma pronti a salpare è rivolto a... soprattutto a noi privilegiati, non soltanto agli emigranti, quelli che scappano, quelli che arrivano con i gommoni, disperati, quelli che cercano via di scampo dalle guerre, dalla devastazione, dall'inferno del terzo mondo. No, noi. Tu hai questa bellissima canzone e anche il video molto forte, Il Gran Ballo della Leopolda, in cui, come dire, metti sotto accusa la politica di oggi, la politica dei nostri tempi, che è tutta apparenza. Metti anche Renzi sotto accusa? No, guarda che io anche col Gran Ballo della Leopolda non è che voglio mettere sotto accusa nessuno, cioè voglio ironizzare, perché l'ironia è il meccanismo migliore per evidenziare certi aspetti paradossali della realtà che ci circonda, quindi è tutto un gioco. Nella foga della quadriglia.